Bentornati a questo appuntamento dello speciale NBA. Io sono Alessandro e con me abbiamo Fabrizio Bentrovati ragazzi, ciao a e tutti. Filippo. Ciao a tutti. Ovviamente Fabrizio oggi ha sfoggiato la sua seconda maglia dei Lakers, la prossima sarà la maglia della vittoria della Western Conference. Se i Lakers non vincono l'anello, penso che mi posso sotterrare. Detto questo, non iniziamo parlando dei Lakers perché direi che questo ci arriviamo dopo. Iniziamo da direi la notizia della giornata, cioè che gli Heat, sfavoriti in primis, sono riusciti a passare in 5 gare alla finale di Eastern Conference. E parlando di statistiche, che ci darà una statistica adesso Filippo, tra l'altro Butler dice: io preferisco giocare di squadra e vincere che avere le statistiche, Ed però. esattamente questa la statistica che volevo andare a cui fare riferimento, il fatto che Miami ha vinto di 9 punti questa notte, facendo quindi sopra i 100 punti, 103 punti, ma su 9 giocatori che sono scesi in campo, solo 2 giocatori hanno preso più di 10 tiri. Cioè che è veramente una statistica secondo me assurda, di cui Butler, che dovrebbe essere il go-to guy, colui che si carica la squadra sulle spalle, si è preso solo 6 tiri dal campo, che sono un numero veramente Il che è abbastanza, incredibile. sì, E il che ha è fatto comunque abbastanza. 17 punti. Quindi cioè, Miami, io l'avevo detto all'inizio la settimana scorsa, l'avevo detto che Miami poteva veramente dare fastidio a Milwaukee, però non mi aspettavo Assolutamente. una risposta Io del genere. devo fare il mea culpa per aver Dubitato. dubitato di quello che diceva Filippo, non tanto sull'esito della serie, perché su quello ero in dubbio pure io, quanto sul fatto che lui aveva detto che chi vuole può andare a rivedere la puntata precedente. Filippo aveva detto che doveva salire Antetokounmpo di giri e io, umile, avevo detto, ma che dici? Dovrebbe salire a Middleton, eppure Alessandro, Anch'io ho invece, detto la stessa cosa, quindi. profeta Filippo ci aveva azzeccato. Infatti, non a caso, appena Antetokounmpo, che poi questa potrebbe, cioè, non è ovviamente una cosa matematica, che quindi senza Antetokounmpo Milwaukee giocherà meglio, e non è assolutamente vero. Però appena Antetokounmpo è uscito, vuoi per un calo per infortunio in gara 4, vuoi per un calo mentale di Miami che probabilmente pensa di aver già vinto, o comunque anche perché hanno preparato la difesa prettamente su Antetokounmpo. Miami si è trovato un attimo in difficoltà a difendere senza Antetokounmpo, però, e Middleton è salito di livello in gara 4, Però però non è questo è Miami. bastato, No, perché non è comunque i cioè, Bucks, dovevi ribaltare un sì, i 3-0. Bucks sono abituati comunque a giocare attorno al suo main guy, cioè ad Antetokounmpo, e sicuramente non averlo avuto come riferimento in una gara potenzialmente la più importante, anzi, sicuramente la più importante della serie, sicuramente non è stata una gran No. cosa per loro, una grandissima opportunità, ecco. E da sottolineare comunque l'alta prestazione di grande talento di Tyler Herro, secondo me, nonostante i pochi punti, quel giocatore è Ragazzi, veramente formidabile. Tyler Herro, the new Horry, e cioè, questo Tyler Herro è ve il lo potete 2000, segnare. Diventerà il nuovo Robert Horry. 20 anni, a 20 anni uno con due attributi che veramente ha messo dei canestri che, mamma mia, È ragazzi. pazzesco, è E pazzesco. poi però Miami, cioè, oggettivamente Spoelstra ha fatto un miracolo, ha fatto un capolavoro, ha ingabbiato Antetokounmpo in maniera clamorosa. Cioè, chi andava su Antetokounmpo, che è stato il crowder di turno, Adebayo, comunque era il raddoppio più o meno continuo, hanno detto, vabbè, Antetokounmpo se la vuole vincere la vincono gli altri, noi chiudiamo lui, e l'ha lasciato anche Esatto. un po' tirare da tre, però E Antetokounmpo. comunque questo denota anche un non essere ancora pronti per una Non è un Eastern go-to Final da guy, ma parte dei Bucks. più che No. altro che Antetokounmpo non è un go-to guy da vincerti l'anello. No, perché gli manca il tiro da tre, secondo me, No, però non gli manca il tiro, gli manca anche il jumper da vi quello che dico che dice. secondo me continua a mancare comunque un terzo violino importante, che se una Il volta è terzo Middleton, violino una ce volta è l'avevano Herro, ed era Brogdon. Hanno fatto una scelta in quanto a secondo me è point guard sbagliata. e pagano il peccato originale, secondo me, di aver puntato su Bledsoe Bledsoe, sì. su Gobert. Però una cosa che secondo me va rimarcata, che questa serie ha reso molto chiaro, e in tutti questi playoff ha reso chiaro, oltre al fatto che nella bolla i risultati sono un po' pazzi, senza Sì, pubblico e tutto, assolutamente. però che gli anelli li vinci con la squadra, cioè non le vinci un giocatore, cioè durante la stagione puoi fare 35 di media quanto ti pare, triple doppie e tutto, però alla fine nei playoff vincono le squadre, vedi Miami, vedi Boston.
Cioè, se però sei soldi, me... Miami va, cioè, ai playoff è avanti. Cioè, io concordo in parte, spero di non dovermi ricredere la prossima settimana, fra 2 settimane, però io penso comunque che al netto di tutto, poi ai playoff ci sono, si gioca tanto anche di isolamenti e te lo fanno vincere le superstar, e io non vedo... Sì, però devi arrivarti a giocare il momento da affidarti alla superstar, secondo me. Sì, non è, cioè, non è tutta la partita. La squadra ti porta a quel momento lì, esatto. Cioè, poi devi avere la superstar che ti vinca la partita alla fine. Esatto. Però devi avere la squadra, cioè il giocatore che ti vinca la partita alla fine, poi però devi avere la squadra che ti porti a quel momento, secondo me. Però vedremo. Sicuramente. Comunque, sicuramente sarà interessante, e qua Alessandro ti fornisco lo spunto, sarà interessante vedere come Spoelstra, che ha dimostrato di saper gestire alla perfezione questa squadra, si incrocerà, se i Celtics rispettano quelli che sono i pronostici attuali, appunto si incroceranno i Celtics di Brad Stevens. Quindi, oltre che un confronto di due squadre ben organizzate, sarà proprio per questo un confronto fra due allenatori che sembrano vederci chiaro. Assolutamente. Sicuramente i Raptors sta mancando un bel gioco. E questo sicuramente va loro, secondo me, anche di scolpa, perché comunque Siakam, che era stato, si può dire, il secondo veline accanto a Leonard l'anno scorso, quest'anno sta iniziando a mancare, soprattutto da quando è entrato nella bolla, e si vedono anche negli ultimi risultati, perché comunque è una squadra che non sta segnando tanto, è una squadra che non sta riuscendo a mantenere né Jalen Brown né... Brown fino ad ora non ne aveva brillato. Secondo me non ha mai giocato male, però. Precedenti, no, prima di... secondo me ha giocato sempre abbastanza bene. Solo che Boston ha la fortuna di essere come talento una squadra veramente lunga, cioè che possono segnare in tanti, può segnare Kemba, può segnare Jalen Brown, poi hai Marcus Smart che ogni tanto gli prende il matto, e inizia a segnare. Poi stiamo dimenticando il go-to guy che è Jason Tatum. Gara 2, 5 triple di fila, 5 triple di fila nel quarto nel quarto. Quarto, sì, nel momento che... Neanche Gary del 2016. Mamma mia, no infatti... ogni tanto gli si chiude la vena e inizia a fare quello che vuole. E poi non dimentichiamo che a Boston adesso è appena rientrato nella bolla, che deve fare 4 giorni in isolamento, Gordon Hayward. Tra l'altro. Pronto per le finali di conference, se dovessero passare. Cosa abbastanza probabile. Se dovessero passare, cosa appunto che penso anch'io, se Hayward dovesse finalmente essere... più che altro non hai bisogno che ti faccia 30 minuti, però comunque ti allunga le rotazioni, ne dai 15 di qualità. Sicuramente. Cioè, sicuramente è un bel andare. Secondo me se gioca 5-6 minuti di qualità e 5-6 minuti fatti bene, anche se 6 minuti che non sono pochi, appunto, secondo me potrebbe essere una gran mano, soprattutto per una squadra come Miami. Miami-Boston potrebbe essere una serie veramente bella, sì. A livello di talento, ma a livello di intensità, a livello di tutto, cioè di grinta, cioè noi non stiamo parlando di alla fine del go-to guy di Miami, che è playoff Jimmy Butler, che è veramente... Dai. O lo ami o lo odi, secondo me, cioè c'è poco da fare, perché non sta tanto, esatto, simpatico, sicuramente. Sicuramente, però a Miami ci sta facendo ritrovare un Butler che ha trovato la sua dimensione. Però Butler ha dimostrato che dove è andato, perlomeno negli ultimi anni, la squadra hanno sempre avuto risultati. Minnesota, che è proprio... Rappresenta... Diciamo che era uno spaccaspogliatoio, cioè era uno così, però... Sì, però Minnesota è andata ai playoff nell'anno in cui c'era Butler, dopodiché né prima né dopo... E soprattutto gli interpreti che c'erano a Minnesota, vedi Towns, vedi Wiggins, non è che poi alla fine sono dimostrati questa gente solida. Io resto convinto del fatto, poi magari sarà una cosa che fra 10 anni mi rinfacceranno tutti, ma io sono convinto che Towns abbia potenzialità per essere MVP. Come talento sicuramente, il problema è che il talento non basta. Con la testa Towns ha dimostrato che c'è in difesa, difende poco, è poco duro, cioè un giocatore poco duro. Poco solido probabilmente. Purtroppo sì. Sicuramente un giocatore molto solido, a mio parere, è un playoff rondo, come lo stavamo chiamando prima, sul fuori onda. Esatto. Sicuramente una gran serie, una grandissima partita stanotte, condita dai 36 punti dell'altro giovanotto di là, che gioca titolare, giovanottino, proprio giovane. E sicuramente anche la partita dei Houston hanno aiutato, anche perché sono andati a segno con 6 giocatori
Io penso che sia veramente una delle prime volte che vedo una cosa del genere. Inoltre, un'altra statistica importante di questa partita, di questa serie, secondo me, è che Houston durante la stagione è 16-2, 16 vittorie, 2 sconfitte, quando tira col 40% da 3 Houston. E queste 2 sconfitte sono arrivate in queste prime 3 partite della serie. Quindi questa, secondo me, è una cosa veramente significativa. Cioè che È Los il pro Angeles... di giocare con un quintetto piccolo, purtroppo. Sì, sì, però questo fa capire anche che Los Angeles riesce ad andare oltre anche al gioco primario di Houston. Cioè, riesce a sopperire anche a questa cosa qua. Quindi la vedo abbastanza inquadrata, incanalata la serie, sinceramente. Sì, nonostante... Io ragazzi, no. Ma tu perché tifi Lakers e no, quindi non lo puoi dire? Cioè, sono in grado, almeno per i primi 3 quarti, poi... poi ieri è andata come è andata, perché comunque è successo qualcosa che io reputo inaspettato, cioè che Rondo prende e mette 2 triple in fila, dico, se lo batte, motivo c'è. Lo strappo definitivo è stato lo strappo di inizio quarto con questi di cui Rondo o ha assistito o ha segnato, e tra i punti che ha segnato sono 2 triple. Non dico che è stata la mano della provvidenza, perché comunque Rondo è un giocatore che ha sempre una certa esperienza, però per come si era visto in gara 1, ci certo. Penso. Però anche in gara 2 già era salito di livello. In gara 1 era stato controproducente. Dal punto di vista realizzativo, anche e soprattutto in difesa. In difesa proprio... sporchi palloni, era lì, sì. Sì, assolutamente. Fa il lavoro sporco. Forse è il terzo violino che cercavano i Lakers, che in Kuzma non si riesce a trovare, vuoi perché lui non si fa trovare pronto, vuoi perché Vogel non gli dà un minutaggio sufficiente. No. A rotazione, se si conferma a questi livelli, potrei anche iniziare a pensare di reputare possibile di vincere la serie contro i Clippers, che vinceranno la serie. Sì, adesso i Clippers io gli avevo dedicato poco tempo, però... Sì, purtroppo gli possiamo dedicare poco tempo, ma ci sarebbe da parlare, soprattutto da quando Paul George è tornato in cattedra. Però c'è da dire anche che Denver... Denver è calata, è Jamal Murray dipendente completamente. Sì, ma è arrivata in 7 prima, è arrivata stanca contro una squadra che è oggettivamente più forte. Sì, Secondo me ha già fatto un miracolo a vincerne surplassa, quindi... Sì, secondo me hanno già fatto un miracolo a vincerne una, però faranno fatica a fare altro. No, Poi no. stanotte mi... Chiamate le Nazioni Unite, perché stanotte verrà commesso un crimine contro l'umanità in quel di Orlando. Secondo me mi Addirittura. Saranno smentiranno. massacrati, anche se lo pensavo pure di gara 3, invece tutto sommato Denver è stata in vantaggio per gran parte della partita. Vediamo se saranno surclassati, non è così sicuro secondo me, perché comunque se veramente Jamal Murray si riprende da quest'ultima partita non giocata ai suoi livelli che ci ha fatto vedere ai playoff e comunque Jokic continua a fare una gran partita come quella che ha fatto nella terza, che comunque ha sfiorato la tripla doppia da 32 punti, direi che forse i Nuggets possono pensare anche a rimanere comunque in partita, non dico a vincere, ma a rimanere in partita che comunque potrebbe Sono bastare. troppo più forti che secondo me. In attacco non ho ancora capito per quale motivo giocano soltanto di isolamenti, forse il fatto di aver giocato poco. Doc Rivers è l'allenatore che mi sta, diciamo, facendo un po' ricredere in questa, cioè non sta dimostrando quello che allenatore è veramente. Cioè per ora anche contro Dallas ci ha capito abbastanza poco. Poi dopo i Clippers sono talmente più forti. C'è da vedere, Fanno bocche di fuoco. Hai capito? Sono troppo più forti degli altri. Kawhi Leonard, Paul George, forse i migliori two-way player assieme a Anthony Davis, forse LeBron quando gli gira. Poi c'hanno il sesto uomo dell'anno. Sì, C'hanno due, lo... ne hanno due sì, perché, esatto, perché anche anche lo Williams comunque non Williams. scherza. E vabbè, purtroppo... Reggie Jackson, Marcus Morris, cioè No, non... ma di giocatori ne hanno. Sicuramente vedremo stasera. Stasera sarà una gran partita. Infatti, auguriamo ai nostri ascoltatori, barra quelli che ci guardano su Instagram TV, ascoltano 15 minuti di basket. Una buonissima partita stanotte. Anche quella di sempre non sarà brutta. Presto, E ci risentiamo settimana prossima, direi. settimana prossima, assolutamente. E quindi forza Lakers per Fabrizio. E io vi mando un saluto a tutti. Ciao a Ciao a tutti tutti. ragazzi, buon NBA. Ciao ciao.